Ho notato che vi è piaciuto molto il video relativo ai best tech under 20 che vi ho proposto qualche settimana fa, quindi vi propongo una seconda puntata, questa volta sotto i 50 euro però. La premessa è necessaria, ovviamente sui vari siti online trovate una marea di prodotti sotto questa cifra e per quel che riguarda l'ambito tech sono veramente infinite le cose che potreste comprare a questo prezzo o comunque in un range dagli 0 ai 50 euro. Io vi propongo solo alcune delle cose migliori che potreste trovare in questo momento, ma se vi piace questo genere, come detto anche l'altra volta, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e non mancheranno nuove puntate. Cuffie, le cuffie probabilmente che consiglierei ad occhi chiusi a tutti sotto i 50 euro sono le Superlux HD 681 Evo, provate, recensite più volte, usate per anni e sono veramente veramente fighissime, al di là della struttura che potrà anche essere un po' cheap perché comunque realizzata con materiali plastici neanche così tanto ricercati, la qualità audio è veramente ottima, hanno un buon range di frequenze, i padiglioni sono belli larghi e ovviamente sono circumaurali, quindi coprono tutto l'orecchio. Ci sono un intercambio per i padiglioni all'interno della confezione, quindi potete mettere quelli in pelle o in tessuto a seconda della stagione ovviamente, e ovviamente sono incluse anche due prolunghe jack, una da un metro e l'altra da 3 metri, quindi potete sbizzarrirvi anche utilizzarle magari dalla TV al divano. Ottime in tutto e per tutto, veramente, e costano 40 euro, quindi confronto a tanti altri headset di quel tipo, ovviamente sono un headset stereo, non sono 7.1 virtuale o tutte quelle cavolate che vi sparano per il gaming, sono 2.0, ovvero un headset stereo normalissimo, ma sono molto ma molto meglio di tanti altri modelli in commercio. Tastierini Bluetooth, io ne ho usati veramente tantissimi, probabilmente perché faccio tanti test, quindi ho bisogno anche di slegarmi un pochettino dalla piattaforma su cui provo le varie componenti, però Logitech in questo è veramente il top, è bravissima e quello che vi propongo in questo video sta a 34-36 euro all'incirca ed è la K380. È un tastierino molto compatto, ovviamente come detto Bluetooth, quindi senza cavi, con tasti ad isola e layout italiano soprattutto, perché se siete abituati a vedere un po' le tastiere da gaming Logitech, di solito il layout italiano è praticamente introvabile, mentre su questo tipo di tastiera, tastierini Bluetooth o wireless che siano, il layout italiano è inserito grazie al cielo. Ottima soluzione sia su Windows sia su Mac, ma anche su Android se proprio volete provare. Uno degli oggetti tech sicuramente più consigliati negli anni passati è un microfono Samsung, lo usano tantissime persone, tantissimi youtuber, tantissimi twitcher, quindi comunque realtà legate un po' alla creazione di video e soprattutto alla registrazione di audio. Il fratello minore del Meteor Mic, che in questo caso sta più o meno a 55 euro, quindi poco di più, è il Meteorite, che è una sferetta piccolissima che comunque ha la qualità non uguale al Meteor Mic, però lo stacco è veramente poco, sono 10 euro di differenza, il Meteorite sta a 46 euro al momento. È una soluzione veramente ottima per tutti voi che magari volete cominciare a creare contenuti o già lo fate da diverso tempo. Qui voglio sforare. Si parla di una periferica da gaming, o meglio di due periferiche da gaming, che stanno a 50,99 euro. Ovviamente parlo del combo Master Keys Lite di Cooler Master, ovvero mouse e tastiera, che sono un po' un kit economico per tutti coloro che vogliono iniziare a giocare con il computer e non vogliono spendere chiaramente troppo per questa combinazione mouse e tastiera, perché come sappiamo le periferiche da gaming costano e anche tanto. Quindi Master Keys Combo Lite, ovviamente sempre in testa alle classifiche di vendita per tutti i videogiocatori, è sicuramente uno dei consigli migliori che potrei darvi su questa cifra. Purtroppo sfora un attimino il nostro budget, però si parla di 99 centesimi. Altro oggetto straconsigliatissimo da chiunque praticamente è la Chromecast. In questo caso io vi consiglio la versione 2 che trovate sul sito di Google a 39 euro. La trovate anche su Amazon. Il problema è che su Amazon sta a inspiegabilmente 60 euro, 59 euro, una roba del genere. Non mi metterò a spiegarvi che cos'è la Chromecast perché ne abbiamo già parlato in passato e se volete vi lascio un video qua sopra da vedere tra le schede. Vi basti sapere che è un mezzo di riproduzione per rendere tra virgolette smart la vostra TV e utilizzare le varie applicazioni da smartphone o tablet per poter streamare contenuti sulla televisione.
Questi sono oggetti tech di utilizzo generico, perché come avete visto vi ho consigliato cuffie, tastiere, microfoni e tutto quello che può essere un utilizzo veramente generico. Ma se volete qualcosa di più specifico per i prossimi video di questo tipo, fatemelo sapere come al solito qua sotto nei commenti, e non dimenticate di lasciare un like se vi è piaciuto il video. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con tanti altri video ancora. Ciao!